E grazie per l'invito. Io ho letto attentamente questo libro, è un libro importante, molto importante, e perché solleva tutta una serie di questioni, no? Le obiezioni, quelle diciamo vere, ufficiali, e le obiezioni finte. C'è tutto un capitolo sulla pillola del giorno dopo, dove l'obiezione non c'è, no? Non è un'obiezione prevista dalla legge, c'è un'obiezione finta, ossia ci sono dei signori che invocano in modo assolutamente illegittimo un fantomatico diritto all'obiezione. L'obiezione, al di là della valutazione sulla legge 194, una piccola parentesi, l'ho detto prima a livello personale, l'unico piccolo neo che ha questo libro è che secondo me manca delle paternità, nel senso che non so, al passante si ricorda giustamente che fino al 1971 parlare di contraccezione era penale, e nel 71 la Corte Costituzionale ha abrogato l'articolo 553, ma non è successo per caso, no? Ecco, la pappa, come dico io, qualcuno la prepara, quindi quella sentenza è frutto di anni e anni di battaglie e di lotte che una situazione come l'AIE ha condotto. L'AIE è nata nel 1953 proprio con lo scopo di promuovere la cultura della procreazione responsabile, quando era reato penale non parlarne. Ecco, ma a parte questo fatto, tutto il discorso per esempio sulla pillola del giorno dopo, tanti medici si rifiutano di prescrivere la pillola del giorno dopo, invocando l'obiezione che non esiste, perché l'obiezione è prevista solo ed esclusivamente per l'interruzione volontaria di gravidanza. Dopodiché si può discutere sul, no, se solo per l'intervento chirurgico, se anche per gli atti, le procedure, no, secondo il TAR, per esempio, della Puglia, le procedure non c'entrano nulla con l'atto chirurgico, eccetera. Comunque, al di là di tutti questi ragionamenti, ecco, credo che questo libro sia un libro molto importante, e solleva alcune questioni, apre una serie di ragionamenti, anche di tipo concettuale, filosofico, eccetera. Giustamente mi diceva perché un avvocato non può invocare, no, l'obiezione di coscienza. Allora, se entriamo in questo tipo di... Io mi limito a fare una considerazione semplicissima. Ripeto, al di là delle valutazioni e giudizi sulla legge, per cui sono gli ospedali pubblici sostanzialmente possono fare interruzioni, per cui i radicali fanno le aborto di Stato, eccetera. Però al di là di tutti questi ragionamenti, ci sono nella legge due diritti contrapposti. Esiste il diritto della donna, se entra ad abortire, e esiste il diritto del medico ad avvalersi di questa coscienza. Il medico esercita il proprio diritto prendendo una penna, un foglio di carta, scrivendo il sottoscritto dottore, la sottoscritta dottoressa, dichiara di essere obiettore di coscienza, lo firma, lo consegna al direttore sanitario, e automaticamente, seduta stante, il suo diritto è garantito. L'atto automatico, consegno la cartuccella e sono garantito. Come si fa a garantire il diritto della donna? Il numero di obiettori sono aumentati, continueranno inevitabilmente ad aumentare. I giovani, almeno, dalle nostre due università, noi abbiamo un rapporto, una convenzione con l'Università di Trieste, per cui insomma, vediamo gli iscritti alla specialità, alla scuola di specialità, e diciamo che buona parte, e soprattutto le donne, questa cosa mi dà un po' di fastidio, dei giovani specializzanti sono già obiettori, appunto, prima di essere specialisti. E
bisogna fare dei concorsi riservati a medici non obiettori. Giustamente prima veniva detto l'obiezione di coscienza, per esempio, al servizio militare aveva un costo. La naga, la leva normale, durava 12-15 mesi, quindi nel periodo l'obiettore faceva 6 mesi, 8 mesi in più, eccetera. No? Quindi non era vantaggioso fare l'obiezione. Vuoi fare l'obiezione, vuoi testimoniare, paghi, no? Un costo. Paradossalmente il medico obiettore non solo non paga, ma è avvantaggiato, perché fa meno cose del medico non obiettore, perché fa tutto quello che fa l'obiettore, in più deve anche fare, no? L'interruzione di gravidanza. Spesso quindi è penalizzato, bistrattato, eccetera. Buongiorno. E allora, in questa situazione, secondo me, l'unica strada è quella di pensare a dei concorsi riservati a medici non obiettori, con la clausola che ovviamente possono cambiare idea, ma cambiano la schiera. Oggi questo è di dubbia legittimità, e, però secondo me è una strada obbligata. C'è la precedente dell'età della Puglia che dice alcune cose, e lì forse bisognava insistere, perché la Puglia aveva fatto il concorso riservato solo per i medici dei consultori, non per i medici ospedalieri, e il TAR dice il ricorso dei medici cattolici è accoglibile perché? Perché anche l'obiettore può legittimamente operare in consultorio, può anche fare il certificato, può anche fare tutta la procedura necessaria, perché l'obiezione riguarda solo ed esclusivamente l'atto chirurgico. No? Qua si potrebbe discutere, comunque sia. La strada secondo me è quella, questo è il motivo per cui l'AI ha chiesto, e su questo stiamo lavorando l'associazione Coscioni, di fare un convegno che faremo assieme fra un po' di tempo per costruire, quindi dare forza e gambe a una proposta come questa, che credo che sia l'unica possibile per risolvere, o come dire, per conciliare i due diritti. Grazie. Io fra mezz'ora devo andare.